Teatro, una bella struttura, ci sono gli orari disponibili, lo organizziamo insieme, per cui io ringrazio il consigliere delegato al turismo di Barbari Mogionesi e l'assessore Elisa, assessore alle politiche sociali di Guglionesi. Non l'abbiamo fatta a Guglionesi per non scomodare voi, perché se no non sareste nemmeno noi da Guglionesi. Questo è il motivo fondamentale, non è altro, perché noi. Io sono molto contento che Guglionesi collabora con noi, sia da un punto di vista organizzativo, anche da un punto di vista economico, insomma, perché è giusto dire anche queste cose, stiamo facendo un piccolo sforzo. E speriamo di poter arricchire questa partecipazione col Comune di Guglionesi anche con altre iniziative, con altre manifestazioni. Guglionesi è comunque stato sempre vicino a Termoli, il Termoli è vicino a Guglionesi ed è anche nell'area urbana finanziamento della Comunità Europea, per cui c'è tutta un'operazione che si sta facendo pure per creare una pista ciclabile del Termoli Guglionesi. Per aggiungerci qualche altra cosa. Io non devo dire nient'altro, perché la mia era solo un ringraziamento, una gratitudine nei confronti delle nostre donne, che sono circondate da donne da ogni parte. E pregherei il maestro Nese di dire come stanno le cose. Tenete presente che saranno due giornate piene, abbiamo cercato anche di restringere al massimo. Perché più stenti, purtroppo volevano tutti venire sabato e la domenica, ma che stamattina ho avuto i siti. Abbiamo concentrato al massimo, ovviamente poi ci metteremo d'accordo con un po' di vigili, queste cose, perché devono stare là, poi facciamo dare anche. Niente, siamo ormai alla terza edizione del Premio Prodigi Musicali per quattro stagioni, questa idea sia dal titolo che del concorso avuto dal commissario, l'onorevole Di Gian Domenico dell'azienda Soggiorno e Turismo, e noi di Onde Serene ci siamo messi a disposizione per tutto l'apporto artistico per realizzare questo evento. Questa è un'ulteriore edizione particolare perché si svolge, io devo dire finalmente, in un teatro, perché Guglionesi ha la fortuna e ha la location per avere questo privilegio, perché portare in Molise, a Guglionesi, molti, lo devo dire, mi chiedono ma dove sta Guglionesi? E allora ecco, guarda, venite, ci sta un bel teatro, c'è molta gente ospitale, quindi potete vivere insomma un paio di giorni particolari, perché poi molti arrivano la sera prima, la sera dopo. Noi, come diceva l'onorevole, abbiamo dovuto fare un calendario fitto, perché quando abbiamo scelto la data, nonostante pensavamo fosse un weekend, pensavamo non si desse tanta importanza anche alla festività dell'Immacolata, invece soprattutto per gli operatori, commissari eccetera eccetera, già erano tutti impegnati per quei giorni con le loro famiglie e con altri impegni artistici. È un successo che va in crescendo. Oggi, quest'anno siamo arrivati a oltre 100 candidati, che per un concorso di solisti è una cosa importantissima, non è una questione. Noi abbiamo fatto l'altro con le orchestre per le scuole, ma quello è un altro discorso, perché basta una scuola e sono 80 persone, insomma. Invece sono tutti solisti che di vari strumenti, e quest'anno abbiamo
anche quattro cinesi che vengono dal Conservatorio di Bari, stanno facendo lì la loro specializzazione e subito si sono iscritti a questo concorso. Poi abbiamo, siamo tra i 10 concorsi italiani che in convenzione con la Fondazione Europea per il supporto della cultura di Malta, che daranno i premi per questi 5 solisti, 5-6 solisti, i primi 5 candidati che avranno, che vinceranno a Guglionese, avranno accesso direttamente alle finali italiane che si terranno a Roma 2020. Quindi diciamo proveniente da 10 regioni d'Italia. E quindi sì, ogni solo 10 regioni d'Italia hanno, diciamo, questo privilegio di avere, e ci manderanno il commissario loro, insomma, tutto un discorso che ci ha dato modo di crescere. Anche il nostro concorso è stato sulle pagine web di Edu Music, che è il sito nazionale per la diffusione dei concorsi, ha avuto oltre 600 collegamenti, così sul CIDIM nazionale, Centro Italiano per la Musica. E niente, quindi noi abbiamo concentrato in questi 2 giorni, abbiamo bisogno anche di altre sedi per le prove col pianista, perché molti vengono qui, quindi facciamo trovare il pianista accompagnatore, si preparano il brano che poi dovranno eseguire la sera. Quindi diciamo che impegneremo anche la scuola di Guglielmo, anche altre sedi per tenere questi giovani. Le sezioni sono sezione archi, fiati, pianoforte a 4 mani, canto pop e ensemble. Abbiamo un ensemble del Conservatorio di Santa Cecilia di 10 sassofoni che partono da Rieti, con un pullman girano mezza Italia per recuperare tutti i vari componenti, e arriveranno verranno a Guglionese. La novità di quest'anno, oltre questi iscritti, eccetera, eccetera, la novità è che faremo il concerti premiazione, cioè la sera, una volta che la giuria ha deciso le varie classifiche, allora i migliori scelti dalla giuria terranno il concerto, quindi si terrà un concerto sia il 7 sera che l'8 sera. Il 7 è la giornata dedicata ai fiati, alle chitarre e al pianoforte a 4 mani. Invece il giorno dopo è dedicato agli archi, quindi la domenica, e saranno tutti pianisti, ci saranno una ventina di pianisti che suoneranno quel giorno. E quindi è importante, magari proprio per la popolazione di Guglione, il concorso è aperto sempre, cioè possono venire tutti, infatti stiamo pensando alle scuole di coinvolgere, possono venire tutte ad ascoltare le prove concorsuali. Poi logicamente alla sera c'è il concerto e dove si farà la premiazione, ci saranno soprattutto i più bravi, quelli che hanno vinto. Io penso che sarà un event. La cosa che ci ha meravigliato molto è che noi andiamo dai bambini di 8, 9, 10 anni e a partecipanti di 56, 57 anni, perché cioè, il fatto che si vincono dei concerti premio è allettante pure per i professionisti, cioè soprattutto a livello pianistico sono tutti professionisti, cioè alle categorie C, è stata la categoria C oltre 19 anni e la categoria Salazzo, insomma, più frequentata nel novero delle varie categorie. Quindi sono già professionisti che vengono, perché poi noi dico, quindi, appunto, proprio che i premi in particolare sono i concerti che loro poi dovranno tenere, per cui è allettante per tutti partecipare. Avremo come presidente della giuria il maestro pianista, direttore d'orchestra, organista Robert De Baumer del Conservatorio di Vienna, che sarà qui. Ler Baumer, insegnante di come si dice? Insegnante di. Sì, insegnante di. Una fotocopia di. Vabbè. Poi ti dai. Bravo Antonella, facci una bella fotocopia. Sinceramente, tra noi lo volevamo coinvolgere artisticamente, però lui viene da 10 giorni alla masterclass
in Asia e vicino nel tempo di toccare il pianoforte e studiare in questi giorni. Quindi. E vabbè, comunque, poi ci sarà Giuliano Mazzoccante, che è il delegato del Conservatorio di Teramo, che è il pianista delegato della fondazione, perché la fondazione ci manda il commissario per il poter giudicare e garantire poi il livello, non è che decidiamo noi esclusivamente i vincitori che poi possono andare a fare le finali a Roma, quindi ci sarà un loro commissario che giudicherà queste prove e quindi deciderà se è il caso, e poi se hanno il livello. E poi non solo, questa convenzione è legata a questo compositore maltese, per cui i concorrenti che partecipano a questo premio pianistico, tu dici della musica al pianoforte, l'abbiamo chiamata noi, che è una categoria a parte, una categoria unica, chi partecipa a questo pezzo, a questa sezione, deve eseguire il brano di Short, questo compositore maltese, e appunto loro lo fanno per promuovere la loro musica, insomma, il loro compositore. I commissari, appunto, ci sarà Agostino Valente, chitarrista e conservatore di Campobasso per le chitarre, poi Aldo Caterina, che è termolese, insieme al conservatore di Sassari per gli ottoni, Maurizio Schifitto, sassofonista e clarinettista, liceo Giordano Bruno di Roma, Fernando Nese per gli archi, e poi ci sono io un po' per tutta la commissione. Io volevo chiedere, giusto per riassumere un po' i dati, allora, quanti soldi? Ok. Non sbaglio io. Giuseppe Nese, quali sono le novità di quest'anno? La novità più importante di quest'anno è il partenariato con la Fondazione Europea per la Cultura di Malta, e per cui i primi 5 vincitori della sezione pianistica del concorso, appunto, Prodigi della musica al pianoforte, che è una categoria unica specifica per questo strumento, a cui i partecipanti saranno tenuti a presentare un brano d'obbligo di Short, questo compositore appunto maltese, e i primi 5 classificati andranno di diritto alle finali di Roma 2020, quindi un premio internazionale a tutti gli effetti. Sono 10 concorsi italiani selezionati per questo partenariato, e poi abbiamo il concorso Prodigi Musicali, aperto a tutti gli strumenti, a tutte le categorie, e dove quest'anno abbiamo avuto una grande partecipazione, abbiamo 800 iscritti provenendo appunto da tutta Italia, e anche 4 cinesi, quindi niente, il concorso sta andando molto bene, sta andando avanti, e quindi portiamo sempre più gente nel Molise. Il presidente della commissione sarà Robert Lebaume del Conservatorio di Vienna, e insieme ad altri grossi musicisti italiani, Giuliano Mazzoccante, Agostino Valente e così via.